Na 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 you ya. Na na you ya. Aye you. Aye me. Cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Oggi Gesù spiega la parabola dell'amministratore disonesto che abbiamo ascoltato ieri e ci fa comprendere il distacco, la distanza che c'è tra il modo di guardare la vita e la storia da parte di chi è cristiano e da parte di chi non lo è. Proviamo ad ascoltare le parole di Gesù. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Egli disse loro: «Voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che fra gli uomini viene esaltato davanti a Dio è cosa abominevole». Sono due le cose che Gesù ci suggerisce per salvarci. La prima è di saper usare le ricchezze terrene per poter aiutare i propri fratelli, perché questi saranno quelli che ci aiuteranno nel momento in cui varcheremo la soglia della città eterna. Ci verranno incontro ad accoglierci, ad abbracciarci, coloro che in questa vita abbiamo sostenuto, abbiamo cercato di regalare conforto. Ma dall'altra parte ci dice anche che questo è possibile se noi siamo distaccati dal denaro, se noi non vediamo il denaro come un idolo, come la soluzione ai nostri problemi. L'idolatria del denaro è proprio questo, il pensare che più si è ricchi più si possa risolvere i propri problemi, ma sappiamo che non è così, che anche noi saremo un giorno chiamati, nonostante le nostre ricchezze, ad essere sul luogo di frontiera che ci apre al regno di Dio. E allora, cari cristiani, proviamo a fare quattro calcoli anche noi. Quanto possiamo usare per donare ai nostri fratelli un poco di conforto, un poco di acqua fresca? E forse la nostra ricchezza non sono neanche solo le monete, ma anche le nostre doti e il nostro tempo. Buona giornata a tutti voi, carissimi.